raggiano la catapulta di Mario Caminita, quindi sono radio te, adesso me li pacco io per qualche minuto. E, vi ho preso già mentre stava facendo un'intervista con una radio australiana, grande cosa, e mi è tenuto per un buon 20 minuti. Ma va benissimo questo. Come arrivano voi? Questa radio australiana? La sua pagina, in realtà in Australia, come a Toronto, in Canada, e come un po' in tutte le parti del mondo, ci sono grossi comunità di italiani che seguono, che continuano a seguire e stanno proprio morace di notizie di nuove pubblicità italiane. Quindi grazie ai, insomma, come si dice, sarebbero extracomunitari. Sono quelli che noi vediamo qui, sono quelli che stanno lì a fare le grandi nazioni. Noi saremo delle più, anche in questo momento è un domissimo. Non ho capito se mi hai invitato per andare. Ci sono, c'è un dato che però mi ha invitato. Mamma mia, però andiamo a fuori perché ci sono delle bellissime notizie, cioè conosciamo le dita perché quanto pare potreste essere tra coloro che saranno sul palco del primo maggio, no? Ma in realtà questo è un percorso lungo, come di norma facciamo, un po' a giro, chi trova una bella manifestazione, quindi si ci butta, no? In questo caso Ostia ha iscritto la band e subito si è prodigato, sai, l'ha fatto in maniera silente, non l'ha detto a nessuno, poi c'è preso questa cosa, è camminata, ha preso un suo percorso, ma poi si è andata da 1000, siamo arrivati a 100, da 100 siamo arrivati a 12, arriveremo a Roma Contessa, ci ho confermato due minuti fa della Company il 23 di aprile per spaccare i timpani e capelli viola a tutti quelli che ci sono voglia Contessa, quindi prepariamo tutti, preparatevi. No, i colori! E io ci arrivo a giocare appunto live per la possibilità di salire sul palco. Ma quindi tu sei un po' il sognatore forse del gruppo? Visto la pensata, il gruppo che si sta organizzando. Le cose che ci piacerebbe fare le vogliamo, come sempre dico Ale, sapevamo di questa manifestazione, e comunque... Da avrete visto. Da quando siamo nati. Esatto. Quindi già ieri c'è stato 4 anni di 6. L'aspettatore sarebbe sta fine. L'aspettatore diverse volte. Anche io. Esatto. Quindi comunque, devo dire che quando andavo a vederlo da spettatore mai avrei pensato che... Un gioco. In realtà io desideravo. Ma non sapevi che avresti conosciuto me. Scusa, questa risposta quando ti arriverà? Penso che un po' si vedrà là in parte. Il tuo 23 sono una giuria, la Boschero e altri personaggi che so, speaker di Virgin Radio, oppure meno che il giornalista di Radio Rai, questi saranno quelli che ci giudicheranno. Ma i big, diciamo, a Roma quest'anno sapete? Io ho visto il Planet Fatto e già mi sono avvocato. Per sapere chi potreste essere poi a dividere questo passo. Sono Gabbana, Gabbani del Casano, Francesco Gabbana, uccida! Era un'altra guarda di uscita quando c'era la Gabbana, non si sa, ma passa con me. La scimmia, Gabbana! Lui era questa cosa, la scimmia, e esisteva in era solo a Wembley, visto da me, solo, faceva spettacolo e c'ho 60.000 persone in volo. Ma Gabbani era la scimmia, o no, magari i miti, per me è di scimmia, perché... Faccio più questi complimenti ai lavori, quindi noi giriamo. Va bene, cambiamo argomento, andiamo al
la musica italiana è un po' assolutamente si dice che non inizia da parte la mamma eroe non onda sì. Certo, se arriva la si farà pensare a essere con musica se va male. Vabbè, andiamo avanti. Meglio Battista, tra la mia musica, anche in realtà non niente, che voi avete vinto con la canzone così. Non penso che da mai abbia vinto. Ah, no, in questo... Sì, c'è, esatto. Noi siamo stati premiati con, diciamo, sul palco con noi, essere premiati in vita, premio alla carriera. Clementino, premio con il miglior di elaborazione di un brano di De André, Do Raffaele. E poi da una con il premio alla musica. E vederci accanto in vita è stata una cosa che non assoluta, ma non ci facciamo fa. Devo dire, gruppi del genere, longevi, come le grida, quanti punti di stiamo fatti, ragazzi? E tra l'altro tutti con discreto successo. È il sinonimo dell'unione. Sinonimo dipende. Dove non c'è nessuno che soverchia gli altri. Prevale su di altri. E ti aiuto, se ti manca la parola. Grazie. Non mi pare la giornalista. Esatto. A proposito di dischi, non hanno fatti tanti, poi invece, quanti avete fatti? Abbiamo fatti due, questo è il terzo. Il terzo sta, sì, sta per uscire. E uscirà a quando? Il terzo, non lo so, io non so. Io faccio la domanda, poi chi vuole rispondere, sì, risponde. Io non sempre più informato. Fate tra voi. Il disco, c'ho tutto un mondo, c'ho un rapporto con il disco. Ah, si sente un po' le carne. Sì, perché Paul, cioè, abbiamo parlato di vicino, però Paul McCartney. Comunque il disco in questo momento stiamo lavorando all'uscita, anche perché come abbiamo detto a Mario con radio, attendiamo chiaramente che il disco venga diciamo portato in auge, con un'etichetta importante, e deve essere un'etichetta importantissima. E quindi se non troviamo questa isola felice, il disco rimane bello ancora in, diciamo, opposition, ma non parte. Perché una Ferrari in cioè, inutile, cioè, se c'è una bella macchina e non trovi un pilota legno, non la accendere neanche la macchina. Ma il disco è pronto, quindi cioè, ci sono già tutti bravi, sì, allora, sono tutte le soluzioni, poi le qualche risposta. Se tu ci fai un attimino, tu ci fai caso, ma così è il primo brano che abbiamo registrato del nuovo disco, è anche il titolo del disco che verrà. Sì, sì. Quindi il primo singolo è uscito. Però il primo singolo è uscito prima di André, quindi già come presupposti sono buoni, no? Il secondo brano che abbiamo fatto uscire è un sottotopico. In realtà stiamo cercando di non imitare, dai, prendere un po' la scia di quelle grandi brand che fanno uscire per via due o tre singoli e poi a un certo punto escono con l'album e vanno a fare i concerti. In realtà il nostro intento è appunto a Pussy, che è un brano un po' più dolce, sì. Poi il sottotopico un po' più frivolo, faremo uscire il terzo singolo che è quello un pochettino più sparato. Insomma, il genere si dice un po' più movimentato, con il mondo più energico, e poi faremo uscire tutto il disco. In realtà è anche una tattica. Quanti brani? 11 brani. Se vedi il videoclip di Ciuscia, è stato girato alle 11 e 11. È un numero che ci piace far ruotare intorno alla nostra storia, perché l'11 a Palermo è famoso, diciamo, nel senso che significa poi la luna, diciamo, 11 giugno, sono nata 11, siamo tutti l'11 di aprile, bella fresca e fresca. Abbiamo una cornatura fresca, no? Anche 11 è una bellissima data, e anche scaramantico, no? È un bel gesto scaramantico. Sì, come no? Porta fortuna tutto. Quindi noi questo 11 ce lo portiamo, perché mi pare che anche l'altro disco è 11 tracce. Sì, World of Music 10 e Vita Cash, questa volta ci siamo spinti, ci siamo spremuti per l'undicesimo pezzo. Tra l'altro questo disco ha il pregio di essere stato prodotto in parte a Londra, proprio negli studi della Battle Records, che è una etichetta ovviamente inglese. I due soci sono un italiano e un inglese proprio, che hanno contaminato queste sonorità Balkan. Non so se conosci la musica balcanica, sì, però è inserita all'interno della dance floor. Sì, 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 sì. Cioè, quindi hanno preso, come noi facciamo, la tradizione, quindi zigana, zingara, eccetera, cioè, appunto dei popoli balcanici, cioè, l'hanno messa con i gatti e hanno prodotto, diciamo, loro stessi hanno prodotto un brano di brani maschi che saranno all'interno del disco,
Essendo all'interno del roster, si dice così, di questa etichetta, abbiamo anche la possibilità di suonare almeno 2, 3, 4 volte all'anno in grossi, nel grosso tempo londinesi, in grossi luoghi dove si fa musica e dove all'interno, l'ultima volta abbiamo suonato al Passing Cloud, per esempio, e c'erano, era tutto pieno, quando abbiamo fatto la serata di Giuscia. Assolutamente, e saltavano tutti, non capivo un cacchio di quello che stessimo dicendo in dialogo, però saltavano e questo ci prendeva. Devo dire che avevamo un po' di paura però nel senso timore, perché chiaramente tu vedevi questa massa di gente abbastanza eccitata dall'alcol, tutti stranieri, e tu eri lì e dovevi esprimerti in siciliano, che cioè nel senso, già in italiano, in Inghilterra, eccetera, eccetera, ma in siciliano noi partivamo così. Avevamo questo timore che insomma ci tirasse qualcosa addosso. E invece poi, 1, 2, 3 è successo quello. Ma bellissimo. Tornerete quindi a Roma a suonare? Certo. Ma la vostra tournée che cosa prevede? Che tanto prevede? Allora, quando parte? La tournée è sempre rapportata al disco in uscita. Sì. Quindi in realtà noi stiamo iniziando, stiamo finendo un percorso di che parte da appunto da De André, che abbiamo vinto a dicembre scorso, quindi alla conclusione di questo primo maggio. Dopodiché a metà maggio verrà pubblicato, sì, metà maggio, fine maggio, verrà pubblicato sia il disco che le date del tour. Un tour che al momento ci vede a Roma, non andremo 3-4 volte, perché Roma sta iniziando a diventare anche la nostra patria in Italia. Anche a Bergamo, stranamente, ci hanno chiamato, insomma, siamo un po' in giro. A Palermo, ultimamente abbiamo dato, diciamo, più spazio a Tiziano Di Caro e quindi al San Lorenzo Mercato, perché porta un certo tipo di percorso musicale che a noi interessa, anche il tema rispetto al mondo, e loro lo rispettano a noi a livello musicale, quindi musica originale. E quindi noi, insomma, ci divertiamo in questo momento a suonare al San Lorenzo, una volta al mese. Stasera, esatto. Il prossimo mese sarà il 12 maggio, se non sbaglio, quindi è quasi diventato un appuntamento. E nel resto della Sicilia? Messina, Catania, come da Indari. Sì. Cioè se uno vince una cosa e c'è una maglietta se la mette tutta la vita, lui dice che se ce n'era allora in realtà diciamo la situazione generale è questa. Una cosa che volevo dire, Lo zio Totò, no? canzone frivola, e poi frivola non è perché prende un po' tutti diciamo i detti, gli usi e costumi della nostra città, praticamente. E la chiamiamo Uparrino, Figliore. Cioè, in realtà, in questo senso, abbiamo voluto prendere la visione positiva del Parrino, cioè la visione che abbiamo noi del Parrino siciliano. Non abbiamo fatto un fototò in senso di quello negativo. Questa canzone. Noi ci facciamo un fototò positivo, nel senso che abbiamo detto, ma non bella sì. Che in una giornata è un discimo così tanto che poi alla fine magari sono però lo si sente che il nostro zio non lo rovina, magari non arriva subito all'obiettivo, sicuramente non è molto alto, non è un personaggio che di cultura può sfizzare, nel senso di cultura generale, ma ha una grande cultura di vita. Come noi siciliani di solito noi diciamo pecchiamo un po'
nella cultura generale, visto insomma anche oggi non più, ma un tempo di più, però nella cultura di vita non siamo molto avanti. Ed ecco perché nel mondo i migliori imprenditori alla fine risultano essere gli italiani del sud, perché sono quelli che si ingegnano proprio, hanno a raggio, così ci diciamo sempre, e dicevo, tutto che per me la canzone primo è quella che sta riscontrando molto interesse, per esempio in queste etichette importanti del nord, che appunto una canzone, sai quando tu fai insomma una canzone con tutto il rispetto, però dici magari la così ci stiamo impegnando un po' di più, cioè, no? nel senso la canzone nasce per gioco, realmente era un misturo, era in Inghilterra e quindi cazzeggio, e nasce solo che ritmicamente fantastico, magari un po' figo, no? E invece poi tu scopri che è quella dove, ma sicuramente questo è il segreto del libro, il ritmo della canzone comunque è questa parola zutto, che è molto ritmo, è anche la stessa emissione del suono. Ecco perché dicevo, le etichette appunto puntano vari pezzi, invece questo, c'è questo, eccetera. Noi stiamo aspettando ovviamente quello importante che gli piacciono. E ci sono, però ci sbottoniamo e ti dice no, ci sono, quando sarà nero sul bianco noi saremo i primi felicissimi di dirlo a tutti sempre, però per ora essere i primi a poterlo, per ora abbottoniamoci, non dobbiamo dire niente avanti, poi se osco dire qualcosa è libero, ma stiamo aspettando perché le motivo l'ultima cosa, ci sono state diverse richieste, in effetti. Però stiamo valutando non soltanto in funzione del nome, perché poi ci sono anche le etichette, però poi magari da offrirti non hanno poco. Ok, quindi state facendo una valutazione complessa. È complessa e complessa. Diciamo che può fare bene, ma se potessi aggiungere una cosa, non sbottonare. No, malgrado tutto, magari non aiuto. Magari non abbiamo parosi, non abbiamo pareri positivi, negativi, insomma, eccetera, eccetera. Malgrado tutto, noi ogni concerto che facciamo mettiamo da parte, da 4 anni che facciamo così, la nostra è una comunità che propone musica e che investe le proprie economie su beni che poi alla fine diventano di tutti. Cioè che se un X o un Y se ne va in a Berlino e fa vedere un video dello zio Totò, perché c'è quello che fa il caffè, perché c'è la donna che ha fatto pubblicità con Sofia Loren, invece per la vecchia siciliana, Anita Solano. Che sappiamo giovane, che so, Maurizio Bologna, il figlio che praticamente forse più bravo di lui, che ha fatto praticamente diversi film. Allora, quando tu, come bigliettino da visita, puoi vedere questo video a lui che sta lì, a lui che ti prende. Eccellenza, diciamo, la vita in generale, al caffè. Diciamo, quello è frutto Alessandro Mancato che ha fatto praticamente tutti i nostri video. Sì. Quindi quello che mi piace dire, dopo il ripeto, quando mi pare, che è la parte di cattiva della musica, la musica è quella per noi ora assolutamente legata. Però ne fa parte, ne fa parte perché la questa navinata non si mangia, quindi che tra lui va a fare il professore di musica numero uno a Treviso, io me ne vado a Londra con Marco a fare un paio di cose cercando Charlie, continua a lavorare alla Fiat, industria italiana, insomma eccetera, cioè, comunque siamo molto patriottici. Ora vai in mezz'ora, sai la regia, è uno solo, è come se noi facessimo una cassata, come se noi facessimo una cassata, e portiamo fuori, è un biglietto alla vista per tutti, quindi tra virgolette anche ce ne sbattiamo un po' delle cose, nel senso ora mettiamo musica, la mettiamo in YouTube, comunque il suo percorso fa, Ciuscia, se ci ha portato fino a qui, perché non avevamo nessuno, dice, Ciuscia è cambiato da sola, come così è cambiato da sola. Sì, e chiaramente il modo in cui si è cambiato un po' il mondo, sì, della musica. Ecco perché magari faccio la battuta su Campani, che è un grandissimo artista, un bravissimo ragazzo. Poi i gusti sono... Però sai, nella difficoltà, di questa terra, far uscire tutto questo positivo è faticoso. Quindi è bello che in palermitano noi tutti ci... diciamo ci muoviamo un po' in tal senso, come tu ci stai facendo un'intervista, come Mario ce l'ha fatto poco fa, cioè tutti ci dobbiamo, è una cosa positiva, perché se Palermo vince, il tuo Palermo è troppo fuori, capito, la mettere un Palermo, tanto per Palermo, c'è tutto Palermo bene, veramente e via, diciamo, ci sente proprio, una volta avevamo una cosa buona, infatti nella musica ci siamo andati, 2, 3, perché Palermo mi sono comunque sempre tifoso, io c'ho 9, 6, 1, 4, 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
No, nel senso, sono un fedelissimo. Siamo là. Ma voi non c'è la musica, portiamo avanti. Che dico una cosa, no? Pensiamo, scusa. Diciamo, nel calcio siamo messi male. Io so perché, lo sappiamo tutti, io devo parlare. Però poi c'è, scusate che ho avuto un attimo. Abbiamo un ragazzo che non ricordo i nomi, ne vi dovete preparare. Un ragazzo che ha vinto il campionato mondiale di motociclismo enduro ed è palermitano. Sì. Okay? Poi abbiamo la squadra di judo, i Carini, e ribadisco, perdonatemi se non mi ricordo i nomi perché sarei tutt'oro, ma io non sono questo. La squadra di judo che ha vinto due medaglie d'oro e una di bronzo e una d'argento alle campionati mondiali di un mese fa e sono palermitani, i Carini. Ora ci sono delle eccellenze e vinciamo e sbanchiamo concorsi a livello mondiale e noi parliamo solo di Zampalini. Ora con tutto il rispetto benvenuti ragazzi, io mi accusaccio, cioè, meno male, sono fiero di non sapere queste cose, però dico, le eccellenze ci sono, se una cosa ha una defaillance lasciamola, la curiamo e portiamo avanti qualcosa che invece sta andando bene. In questo caso il motociclismo, in questo caso può essere il judo, può essere la musica, o la luna, o anche altri nostri colleghi che si sanno distinguere a livello mondiale, nazionale. Quindi defossilizziamoci un attimo da questo calcio che con tutto il rispetto è bello, però le donne non lo sopportano, uomini ve lo dico, vi chiedo a voi, se no c'è altra, con noi, perché non si chiama il calcio, e quindi sono tutte... Cioè noi siamo tifosissimi, noi siamo tifosissimi, quindi io dico a tutti, forza Palermo sempre, però non esiste solo il calcio, ci sono delle eccellenze ed è giusto che meritano anche essere portate in causa, perché se uno vince il campionato del mondo ed è il migliore al mondo ed è palermitano, si deve dire ragazzi di Paccaglino fa un culo. E loro sono un'eccellenza, sono una delle nostre eccellenze, da una, incrociamo le dita, quindi per il 1° maggio io vi saluto. Forza Italia, forza Palermo e grazie alla nostra amica danese, diciamo. Sì, sì, danesissima. La danese è bellissima. Fa un complimento, la fare no, è giusto, è giusto, negativo, Oschi si avvicina un po'. Questa foto ce l'ho mandata io nella